In molte situazioni di immersione è richiesto un maggior flusso di aria, ad esempio col diminuire della pressione nelle bombole, nelle immersioni profonde, nelle immersioni in corrente e nella respirazione di emergenza in coppia. Con i sistemi tradizionali, questo comporta purtroppo una caduta di pressione intermedia a discapito di comfort e prestazioni. Questa caduta di pressione è causata proprio dalla geometria e dal principio di funzionamento del primo stadio. Molti concorrenti, per ovviare alla caduta di pressione intermedia, utilizzano un sistema detto anche sovralimentato o iperbilanciato, che agiscono o in funzione della pressione nelle bombole o in funzione della profondità. Questi sistemi presentano comunque l'inconveniente di funzionare solo per la situazione per cui sono stati progettati, mentre nelle altre situazioni generano comunque una notevole caduta di pressione intermedia, a discapito delle prestazioni. Mares adotta con successo da molti anni il sistema DFC, Dynamic Flow Control, che agisce solo in funzione della richiesta di aria del subacqueo, indipendentemente dalla pressione bombola, profondità o altre cause. Tutto questo senza l'aggiunta di ulteriori componenti che sarebbero soggetti a possibili malfunzionamenti e comunque a manutenzione periodica. La speciale geometria del percorso dell'aria nel primo stadio sfrutta l'effetto fluido dinamico di Bernoulli, intervenendo quando il subacqueo crea una richiesta di aria in fase di inspirazione. L'aria, passando, genera una depressione per trascinamento, richiamando così aria nella zona della membrana, garantendo l'apertura costante della valvola di alta pressione. Il sistema entra in azione istantaneamente in situazioni di maggior richiesta d'aria, annullando la caduta di pressione intermedia e assicurando prestazioni elevate e costanti nell'erogatore. Ma in immersione può verificarsi la necessità di condividere la propria fonte d'aria col compagno, raddoppiando di conseguenza la richiesta d'aria nel primo stadio. È per questo che Mares ha realizzato un doppio dispositivo DFC, includendolo anche sull'uscita dell'erogatore di emergenza. I due dispositivi DFC, pur funzionando col medesimo principio, sono in grado di agire sia indipendentemente che simultaneamente, offrendo le massime prestazioni per entrambi i secondi stadi, anche nelle situazioni più critiche. Mares, un'altra e unica innovazione per rendere ancora più semplici e sicure le immersioni. Mares, just add water.